lasciare la parola a tre ragazzi che hanno offerto la propria disponibilità per parlare uno per uno, vi racconteranno qual è la loro impressione e quali sono i loro sentimenti, quali sono le loro sensazioni, quali sono le loro emozioni durante questo periodo. Si vedono anche le differenze sotto il punto di vista degli alunni e dei loro ceti sociali. Questo momento può vedere la diversità appunto della vita delle persone. Credo sia un periodo anche di crescita personale, crescita anche a livello scolastico per quanto riguarda la tecnologia e la disponibilità. La disponibilità, io sto vedendo anche dei professori che sono tutti disponibili, che cercano di aiutarti e anche a livello personale bisogna essere emotivamente pronti e sempre disponibili, cerco di essere sempre più disponibile agli altri, a avere lo stesso impegno che avevo nella scuola, tra virgolette, reale con la scuola virtuale. Essere sempre presente in video lezioni e comunque non abbatterci, credo che sia la cosa più importante. È un punto di sviluppo a livello personale, si capisce l'unità nazionale che abbiamo, credere, sperare che questa cosa finisca e soprattutto rispettare le leggi e i decreti. Sono fatto, a mio parere, maturare un po' a tutti. Ci ha fatto capire l'importanza anche dei semplici giorni a cui non davamo alcuna importanza, di come sia, diciamo, importante, andare a scuola, vedere i propri compagni di classe, di come sia in realtà importante una giornata che noi abbiamo sempre considerato poco importante. Da un'altra parte, però, è negativo. Questa situazione è negativa perché sta facendo un po' male a tutti, dai più grandi ai più piccoli. Per esempio, posso vedere mio fratello che ha solo 4 anni e spesso si mette a piangere perché gli manca andare a scuola, o anche mio padre che si trova, diciamo, scomodo per andare a lavoro, che ha anche un po' di paura, perché non si può mai sapere cosa può succedere. Ho sfruttato molto anche questa situazione per legare con la mia famiglia, cosa che non avevo mai fatto fino ad adesso. Penso anche che non dobbiamo vedere questo periodo come un periodo di quarantena o di reclusione, ma come un periodo in cui ci rafforziamo e in cui dobbiamo riflettere. Soprattutto penso che questo periodo ci fa riflettere molto su come paesi, dati apparentemente invincibili e molto forti, possano apparire deboli e indifesi davanti a un virus come questo, e questo ci deve far riflettere per molto tempo, anche per migliorarci.